proprio un mare di lava. Eh sì, le radici sono degli alberi, sì. E voi direte, grazie, di che cosa dovevano essere le radici? E mi era venuto un dubbio. Chi conosce Dark Souls, per il boss, diciamo, mi era venuto un dubbio riguardo l'aspetto che ha. Cioè il boss che ha da venire. Cioè ragazzi, Izalith è normale, siamo qui per la sua anima, quindi anche se non conoscete Dark Souls sapete che mi riferisco a lei. E c'era qualcosa delle radici che... non so, c'avevo sto dubbio in testa. Quei bestioni che grazie al cielo sono immobili e pacifici, è meglio non disturbarli. Forse non ho neanche mai provato ad affrontarli, a parte che sono un casino. Quella è proprio la perduta Izalith. Che ha un aspetto... c'è uno stile architettonico che mi ricorda un po' dei templi indiani, cioè induisti, insomma, avete capito? Più o meno. Qui lo avete capito, c'è aria di parete invisibile da qualche parte. Anima di un grande eroe. Non ricordo dov'era però questa parete invisibile. Che è successo? Ah, no, sono un pirla, vero? Avevo tirato fuori il binocolo, anziché... porca miseria. Maremma, quanto è grosso. Ma non ha la testa, tipo. Sono così a mezzo corpo. Sentite. No, no, non pestatemi. Adesso mi inseguo per tutto il tempo questo, no. Ce ne mancavano i tirannosauri di lava. Forse era qui la parete illusoria? No. Ma deve essere qui intorno da qualche parte perché... penso sia per forza in questo gazebo. Ecco qua. Ennesima stronzata. In perfetto stile Dark Souls. Falò avanti, cioè spero lo capiscano che c'è la parete illusoria. Come faccio ad accedere alla città da qui? Forse da quelle radici. Proviamo.
Sì. Adesso non mi serve più l'anello. Forse un tempo qui potavano le radici degli alberi, ma ormai... Cioè, sono passati 1000 anni da quando Aeslith ha cercato di replicare la prima fiamma. Sembra un cavallo al galoppo. Tanta 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 tanta. Qui c'è un po' un'ambientazione scura dove ci sono le radici. Sto quasi pensando di prendere la mia testa di teschio luminosa. Bello quando i nemici sono così fragili. Però davvero ho difficoltà a vedere dove sto andando. Cioè, non proprio difficoltà, ma insomma c'è un'illuminazione scarsa. Però siete tanti. Ok, lì c'è uno schifo in cima alle scale. Vediamo se qua giù c'è qualcosa. Niente, sconfitto da una radice. Tesoro avanti. Qua? Sì. Non è sto granché di tesoro, ma... Sapete, vi dico, ammazziamo sto coso e poi vi parlo finalmente della difficoltà di Dark Souls. Non so bene come affrontarlo però questo coso, eh. Perché strano è strano. Ah, c'ha pure dei gas strani. Non è che mi maledice. O mi avvelena o mi corrode. Le armi o tutte queste cose assieme. Ah, però sei fragile. Ok, ok. Cazzo, c'ha una bocca enorme sopra. È tipo cavo. Qui sembra tutto calmo. Allora, molto semplicemente, anche molto brevemente, così non ci complichiamo la vita. Dark Souls ha un sistema di difficoltà prefissato. Cioè, a prescindere che il giocatore sia a livello 1 o livello 9.000 miliardi, i nemici hanno quel tot di vita, quel tot di resistenza, quel tot di danni, eccetera, eccetera. E siccome Dark Souls è un gioco che non funziona come un lungo corridoio, che tu vai per forza in quella direzione, segui quel corso, eccetera, eccetera, questa cosa può essere molto problematica.
Attenzione, è anche bellissimo il fatto che il gioco non ti obbliga a seguire un determinato percorso, ma a volte il gioco è o troppo difficile o troppo facile. Di solito chi gioca a Dark Souls per la prima volta dice che Dark Souls è troppo difficile. Cioè, la prima partita è veramente troppo difficile, anch'io ricordo di aver avuto quell'impressione. Però vabbè, è un discorso da prima impressione. Però magari chi rigioca una seconda volta o gioca un po' di più, allunga la prima partita, pensa che comunque è difficile. Di solito è un po' questa la critica che fanno tutti. Io invece penso che a volte è difficile. In realtà in questa partita mi è andata abbastanza di lusso, ma ripeto, mi aiuta un po' l'esperienza. Ma la cosa che lamento io invece a volte è che è anche troppo facile in altri momenti. Questo perché non c'è un percorso predefinito. E siccome i nemici hanno dei parametri prefissati che prescindono il tuo livello di gioco, è inevitabile che tu, giocatore, a volte ti trovi ad affrontare nemici più forti perché, cioè, non dovresti essere lì per quel livello, e altre volte i nemici sono troppo deboli per il motivo opposto. Questa cosa secondo me è una gran cazzata. Dite quello che volete, ma se avessero fatto un semplice sistema di difficoltà in base al livello, cioè con i nemici che scalano in base ai tuoi parametri, il gioco sarebbe stato molto più bilanciato. E ripeto questa cosa, bilanciato in entrambi i sensi, perché a volte il gioco può essere un po' difficile, magari frustrante per i giocatori che sono alle loro prime armi, ma sottolineiamo questa cosa: a volte il gioco è anche facile. E vi invito anche a notare un'altra cosa veramente strana a pensarci, cioè non c'è un percorso prefissato, è vero, però la difficoltà è prefissata. Perché quel determinato boss è messo lì con quei danni, con quegli HP, per essere uccidibile, inventiamo i termini, quando il giocatore si trova in un certo range di livelli. Quindi i nemici sono livelli dipendenti, ma il mondo no. E queste due cose sono in contrasto, secondo me, perché si crea questo dislivello, ripeto. Ora, ma io se la smetto perché mi sa che sto arrivando al punto che, al solito io divento prolisso, inizio a ripetere le stesse cose e neanche me ne accorgo. Insomma, avete capito il mio pensiero, almeno spero. Vediamo, qui ci sono tre percorsi. Ah, innanzitutto, guarda un po' chi c'è là. Si intravede. Oh, cavolo. Dicevo, si intravede una figlia di Aizalith. Il vestito è quello. Quindi di là c'è lei. Hai bisogno di vita? Qui c'è dell'altro e lì c'è dell'altro ancora. Andiamo prima di qua. Sono tutti pezzi che non ho già fatto prima. Però aspetta, forse questo riconduce. No, anche lì non ci sono mai stato. Però se scendo da qui, bisogno di salto, sì, qui riporta. Oh! No! Che stronzata, ma no, queste cose di Dark Souls. Adesso io devo rifarmi questo pezzo, provare a riprendere questo oggetto perché non so che cos'è. Di certo non è la chiave per il boss finale del gioco, ma magari qualcosa di utile.
In realtà, a meno che non si tratti di un anello o di un pezzo di equipaggiamento, posso pure fregarmene. Cioè, mettiamo che è dell'umanità o un'anima. Pazienza. Anello raro del sacrificio, eh. Tanto non li uso mai questi oggetti. In un paio di occasioni avrei potuto, sta cosa ve l'ho già detta. E poi vabbè con Sith, ma quello era un caso molto molto particolare. Alcuni invece apprezzano molto il sistema di difficoltà di Dark Souls, proprio per il fatto che uno se lo gestisce come vuole. Secondo me è una cazzata proprio stratosferica. Perché non puoi gestirtelo tu il gioco. La difficoltà è prefissata. E se tu stai giocando la prima volta non sai dove. Cioè, perché comunque è prefissata con una sorta di logica. Il gioco non ti dice dove devi andare prima, se dal boss A o dal boss B. Però il boss A ha meno vita del boss B, quindi comunque anche se il gioco non te lo dice, quel boss lo dovresti fare prima. Prova a sinistra. Prova a trollare. Aspetta, forse era in questa direzione il messaggio. E qui c'era un nemico. O magari un oggetto. No, mi sa che era in riferimento al nemico. Vabbè, lì comunque c'è quel demone della titanite. Ah, lì ci sono ancora le mie anime. Vabbè, mi scoccia ammazzarlo. Qui non sembra esserci altro, oramai questo mi ha dichiarato guerra. Piccolo cieco. Trappola. Attenzione trappola, ok ragazzi. L'avevano detto, solo che non era esattamente quello che mi aspettavo. Cavolo. Che belli sti cosi. Proprio aspettano che il cibo gli piova in bocca. Adesso ve lo faccio piovere io il cibo. Non mi fa agganciare. Quelle velenose sicuramente non gli fanno danni. Quelle infuocate penso di sì. Ma ci voleva la piromanzia. Ok, siamo a metà lavoro. Che cavolo di rumori fanno questi? Forse le frecce avvelenate, ma sicuramente non li ammazzo a suon di veleno, questi. Perché là sotto c'è veleno e loro ci sguazzano beati. Però vabbè, li ammazzo a suon di danni, pazienza. Ah, funziona il veleno! Ah, caspita, se l'avessi saputo prima. Una morte lenta e dolorosa sta avendo quel coso. Cavolo. Vabbè, quello rimane lassù, vero? Non è che viene... Ok. Che rumore che fa?
visto Siegmeier di là, ma come lo raggiungo? Hai bisogno di scontro a distanza, eh sì. Ehi, Siegmeier. Almeno credo sia lui. Potrebbe essere la figlia. Cioè, in realtà so che Siegmeier è... era per trollarvi. Ma che cavolo? Come ti raggiungo, cipollino? Ah, forse... Perfetto. Nel frattempo avveleno anche questo infame. Ok, perfetto, si è avvelenato. Allora, che mi racconti? Ah, sta dormendo, perfetto, come sempre. Guarda che c'è tua figlia che ti cerca. Dorme in piedi, come caspita fa quest'uomo? Oh, oh! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well, what's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Beh, sì, è vero che sei molto in debito con me. Comunque li ho già ammazzati quasi tutti. Ne manca solo uno. Se vuoi lo finiamo assieme. Fred, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, Fred. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. And now, I go. Don't be slow. Gesto molto nobile da parte tua. È già morto, calmati. Comunque, oh, li ha fatti i danni. Oh, cavolo. Oh, ce li ha i danni questo con la sua Yander. Abbiamo fatto un po' l'uno. Oh. Sì, lo so che il veleno mi sta masticando l'anima. Ma dove cavolo è venuto? Quello non... non sapevo esistesse. Ti fermi? A te il veleno non fa niente, sei immune? But you... didn't you get away? Well, you saved me once again. Oh, thank goodness. I'm exhausted. I think I'll have a rest. Oh, don't you worry. The ground below me is my pillow. I'll recover shortly. Non mi dite che si è addormentato. Ci credo. Quest'uomo dorme a comando. Pensa a quelli che soffrono di insonnia, quanto lo invidiano. Il fatto è che noi abbiamo detto nulla, tipo, ehi, c'è tua figlia che ti cerca, ma va bene. Sapete che vi dico? In via del tutto eccezionale facciamo un cambio d'anello, mettiamo quello che permette di camminare sui terreni accidentati come se niente fosse. Che so tutte ste cariche? Che caspita sta succedendo? Sì, là c'è la fossa della morte. Là c'è un'altra fossa della morte. Qui. È labirinto di melma e di schifo. Fortunatamente il veleno quasi non mi fa danni.
So che lì c'è una scritta, ma vediamo prima da quest'altro lato, allora. Penso vicolo cieco. O forse si può passare. Si può passare. Sì. Vabbè. Tesoro avanti. E anche mi sono perso avanti. Ah, qua si esce. Ah, ciao. Però ho un po' poca vita. Cioè, poca. Non mi va di rischiare comunque. Ha 10.000 occhi in testa quel coso. Testa, insomma. Avete capito. Tutta sta titanite particolare che io non utilizzerò mai. La mia domanda è, si esce da qui risalendo le radici o... Penso dalle radici, però voglio prima esplorare ancora qui. Piccolo cieco. Lì c'è uno scrigno. Mi ricorda tanto Blighttown questo posto, la città infame. Lastra titanite rossa. Se solo potessi venderla tutta la titanite che non utilizzo. Non credo ci sia altro qui, cioè... Adesso qua risbuca, questo era il messaggio qui, ok. Posso risalire allora. Ok, questa è la radice dove eravamo prima, lì c'era Sigmeier. E in teoria, proseguendo per di qua, dovrei... tornare in superficie. Oh, FPS. Esattamente. E finalmente uscimmo a rivedere le stelle. In realtà no, perché sono ancora sottoterra. Ora che anche questa è fatta, non ci resta che salutare un'altra figlia di Aizalith. Cazzarola! Non mi aspettavo tutti questi danni. Io ero tipo lì, vabbè, la faccio vedere un attimo, vediamo che mosse c'ha. Avrei potuto ucciderla in un colpo, sicuramente. Una di quelle cose che capita solo quando fai let's play, che cerchi di mostrare più cose, fai tutto con calma. E sti cazzi. Mi dispiace, ma l'hai voluto tu. Catalizzatore di Aizalith. Vediamo se riesce a farci capire qualcosa. Catalizzatore della strega di Aizalith. Oh, aspettate un attimo. Il demone del fuoco. No, questa era del demone del fuoco, sì, infatti. Catalizzatore della strega di Aizalith di un tempo, quando le sue figlie erano ancora streghe della fiamma e prima di venire consumata dalla fiamma del caos.
prima della piromanzia le loro bacchette erano dei tramite per la stregoneria. Ok, non ci dice nulla su questa figlia. Guardate, lì c'è muro di nebbia e siamo nel cuore del palazzo. Traduzione, là dentro c'è sicuramente Aizalith o quel che ne resta di lei dopo l'incidente con la fiamma del caos. Beh, ha senso che un rituale del genere l'abbia compiuto all'interno, proprio nel cuore del suo regno. Quindi questa figlia era qui forse a protezione. Cioè, protezione, non lo so. Sicuramente deve essere scampata alla tragedia, come quell'Ana, perché non ha malformazioni fisiche e roba di questo tipo. Forse vuole impedire che... cioè, sa che noi siamo il non morto prescelto, siamo qui per uccidere Aizalith, e lei non vuole, perché anche se sua madre non è più se stessa, non vuole che muoia. Penso sia questo il senso. Ho appena ucciso un'altra sorella di Quelana e della Fair Lady, ma... aggiungiamo alla lista, vediamo, che scrivo, sorella... che cavolo, prima boss, ok. Quelana, la Fair Lady, la sorella scarica infinita. Cioè, quella nell'altare, quella defunta. Scarica infinita, se davvero era una sorella o un fratello, quello che è. E siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la sesta sorella, ne manca una all'appello. Prima però voglio vedere che c'è di qua. Sai che questi cosi mi stanno troppo simpatici. Magari hanno un attacco che ti uccide in un colpo, però non lo so, mi stanno simpatici. Bugiardo. Forse qualcuno aveva scritto qualcosa di frusta infuocata del caos. Mi sa che ce l'avevamo già. No, avevamo la frusta infuocata normale. L'arte, la fiamma del caos che inghiotti la strega di Aizalith e i suoi figli, colpisce i nemici, bla bla bla. Fu brandita dalla maggiore... ah, interessante questa. La frusta di fuoco fu brandita dalla maggiore, la figlia maggiore. Ah, e siccome lei, quella che abbiamo appena ucciso, ha utilizzato questa piromanzia poco fa, lei era la maggiore delle figlie. Interessante. So già che sarà un disastro sta battaglia, più che altro perché non mi ricordo come funzionava. Ricordo solo che c'era qualcosa di peculiare. Non ce la faccio. Silenzio. Possiamo rimanere così tutto il tempo? Vedete perché avevo fatto quel discorso delle radici? Perché ha un po' un aspetto alberoforme. Ma credo che le radici siano
degli arcialberi e che semplicemente questa culla del caos abbia questo aspetto, perché quando è successo il patatrac con la fiamma del caos, in qualche modo questa cosa che ne è nata si è avvinghiata alle radici. Sappiamo che Aizalith era una sorta di gigante, quindi la parte principale del corpo forse è la sua. O forse non c'entra niente, cioè questa cosa prescinde il corpo di Aizalith, è proprio un essere a sé stante. So che molta gente ha difficoltà con questo boss. Io non ricordo nulla, ma ok, devo disboscare qui. Ora le cose si complicano. Ok, mi sa che questa parte è fatta però. Forse. Sì. Non mi ammazzare. Ah, adesso qui crolla tutto, ecco perché sta battaglia la odiavano. Sarei morto, tipo, ad esempio. Wow. C'è un posto dove posso sentirmi al sicuro? Che non sia il cimitero, preferibilmente. Sto spendendo molte cariche, lo so. E che cavolo, adesso devo fare il giro allora. Aia. Oh, per poco. I danni. Saperlo, mi portavo una motosega. Wow, sono come delle ali mani di radici. Questa tempesta di fuoco. Certo, fiamma del caos, culla del caos. Il fuoco non poteva mancare. Oh. Oh, ho resistito tanto. Non ricordo se adesso la battaglia inizia da capo o se riprende da questa fase. Ah wow, riprende da qui. Non capisco perché tanta gente si lamenta di questa battaglia.
Visto che sto coso... Fatemi fare uno. No, che cavolo. Uno. Perché non mi fa fare pelle ferrea? Ah, perché posso avere solo un potenziamento difensivo alla volta. Tutta questione di resistere ai suoi colpi. Cavolo. Adesso le cose si fanno complicate. A parte perché sono morto. Ah, ok. Forse ho capito perché la gente odia sta battaglia. In pratica uno deve cascare lì in quel pezzettino di radice. Però non mi sembra così assurda come cosa o difficile. C'è un pochettino di strada da fare, ma neanche tanta in realtà, I nemici si possono evitare tutti. Quindi, boh, è tutto sommato semplice. L'ho il tempo di contemplare questa cosa o mi arriva qualche colpo di fiamma? Mi arriva il colpo di fiamma e me ne pento. Perfetto. Vabbè, c'è una sorta di larva avvizzita. Molto disgustosa. Anima di Lord. Quindi viene da pensare che quell'obbrobrio era Aesalith, quel che ne rimaneva di lei. Però siccome questa cosa è un agglomerato, è anche possibile che quella non fosse Aesalith, perché avete visto c'è anche una parte esterna, c'era una parte di legno mobile. E poi c'era quell'anima di fuoco che ne è uscita. Quindi è un po' difficile stabilire quale parte era Aesalith e quale no. Vediamo che cosa dice. Anima del letto del caos, madre dei demoni. Madre dei demoni, sta cosa ci giunge nuova, in teoria, a meno che io non abbia commesso l'errore di parlarvene prima del tempo dovuto, e cioè adesso. Anima di Kula del caos e madre di tutti i demoni. Quest'anima dei Lord venne scoperta nell'era del fuoco. La strega di Aesalith cercò di replicare la prima fiamma da un'anima. Penso la sua. Cioè, probabilmente. Ma creò invece un essere distorto del caos e del fuoco. Il suo potere formò una culla di vita che divenne la fonte di tutti i demoni. Basta saziare il ricettacolo dei Lord. La fonte di tutti i demoni. Involontariamente Aesalith ha creato un'echidna, la madre dei mostri. Adesso si spiega perché tutti quei demoni qua fuori Aesalith e perché quel posto di prima si chiamava Demon Ruins, cioè rovine
del demone. E si spiega un'altra cosa, ovvero... Un attimo, andiamo dallo scudo così. Scudo del Cavaliere Nero. Scudo dei Cavalieri Neri che vagano per Lordran. È inciso sopra un canale in piena. Tanto tempo fa i Cavalieri Neri affrontarono i demoni del caos e vennero neriti dalle fiamme, ma i loro scudi divennero resistenti al fuoco. Altra cosa. Elmo dei Cavalieri d'Argento che proteggono Anor Londo. Quando Lord Gwyn partì per vincolare il fuoco, i suoi cavalieri si divisero in due gruppi. I Cavalieri d'Argento rimasero nella capitale dimenticata, al servizio della loro dea. Invece gli altri cavalieri, che erano anch'essi d'argento in origine, quando giunsero qui a Lost Isolit, alle rovine del demone di Moon Ruins, combatterono questi demoni. Questi frutti malati di questo albero del caos, la culla del caos. Cercarono un po' di arginare il problema e combattendo i loro scudi, la loro armatura, eccetera, eccetera, il loro equipaggiamento, finì con l'annerirsi, divenendo particolarmente resistente al fuoco. E niente, questo è quanto. Adesso si spiega anche perché, ops, il mio spadone è particolarmente efficace contro i demoni di questa zona. Spadone dei Cavalieri Neri che si aggirano per Lordran, usata per affrontare i demoni del caos. E questo è quanto. Come sempre mi sto facendo tutto in un'unica tirata quando c'è una zona collegata. Quindi sono un pochettino stanco e sono con l'eterno dubbio che non so se vi ho detto tutto. Leggi messaggio, ce l'ho fatta. Però penso, spero, di aver detto almeno le cose più importanti che mi erano venute in mente riguardo tutta questa parte del gioco. Ma non abbiamo ancora finito. Innanzitutto, forza. Forse un colpo di stamina. No, andiamo sempre forza, dai. O magari vitalità, al solito io schizofrenico, via. E adesso che cosa devo farvi vedere? Bella domanda. Vediamo se per caso... Oh, hello. What is... Below us lies the ruins of the legendary city of Izalith. There, the molten giant watches over the flame of chaos. Our fair lady and Mistress Quelaag fled from the ruins. I do not know the details, and I do not ask. Beh, ci dici cose un po' in ritardo, già tutto questo l'abbiamo scoperto. Anzi, hanno avuto la fortuna, la fair lady e Quelaag, di scampare a tutto quel disastro. Se la sono cavata bene con la parte inferiore del corpo tramutata in ragno. Sì, va bene. Controllo giusto un attimo come sta. Non posso farne a meno. E pensare che... adesso la Fair Lady è da sola solo perché ho dovuto suonare quella stracazzo di campana. Ah. Comunque sto andando da Aquelana per sentire cosa ha da dire adesso che abbiamo liberato sua madre da quel supplizio. Ah, a proposito, per togliermi il dubbio ho controllato su internet... ed avevo ragione, cioè la descrizione italiana dell'anello arancione annerito è sbagliata.
cioè usano il femminile quando in realtà nella versione inglese c'è il maschile. Attenzione, questa cosa potrebbe comunque voler dire niente. O forse no, perché è possibile o che Scarica Infinita fosse un figlio di Izalith e che il suo aspetto originale era proprio quello, che non c'entra niente con la fiamma del caos, o magari ha a che fare con la fiamma del caos. Non ti azzardare, comportarti così nei pressi della signorina Quelana. Qua continuano sempre ad arrivare sti cosi, che fastidio. Ah, devo riarmonizzare la piromanzia ora che ho finito quel tratto. Non stanno fermi però. Vediamo se riesco a fare il cecchino. Vabbè, se ne stanno fermi, sai, ti dico. Vediamo cosa ha da dire. Outstanding. You have done very well. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. Penso sia proprio l'anima della piromanzia questa abilità, allora. Potenzio la piromanzia. Oramai dei livelli quasi non me ne faccio più nulla. Ma la piromanzia non la uso moltissimo comunque, però vabbè, facciamolo. Palla di fuoco, tempesta di fuoco, no vabbè. Se c'è una piromanzia di fuoco, la più potente fra tutte è sicuramente quella che mi ha dato. Thank you. I am blessed. I suppose I can... Ok, non dice altro. Thank you. Okay. No luck. Do not let it bother you. Lasciarti deprimere. A me la cosa che deprime è la tua storia, Quelana. La storia delle tue sorelle. E di Izalith. C'è qualcuno che manca all'appello, però. Quelag, Quelana, la Fair Lady. La sorella morta nell'altare davanti Scarica Infinita. Scarica Infinita che quindi... Per tutti gli indizi che ci dà il gioco, è probabile che fosse una sorella o un fratello, quello che è. E quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5. E poi la sorella maggiore, che era a guardia della madre. E siamo a 6. Izalith sicuramente era nel cuore del letto del caos. Forse non era quella mummietta lì, ma comunque il suo corpo, la sua anima, la sua essenza è andata perduta lì. Manca una sorella all'appello. A meno che io non stia sbagliando nei calcoli matematici, è un numero così piccolo, 7, ma potrei sbagliare anche lì perché la matematica è il mio tallone d'Achille. A meno che io non stia sbagliando, manca una sorella. È possibile che io non l'abbia incontrata? O è anche possibile che nel gioco davvero non si incontri? Sta cosa potrei chiederla al mio amico, forse, che ne sa di più. Potrei cercare su internet anche. Ma per come c'è andata, manca una sorella. E il suo destino ci è ignoto. Adesso lei rimarrà qui a vita? Io nutro la speranza che lei poi vada a prendersi cura
della sua unica sorella rimasta. Abbiamo detto che a quanto pare c'è la settima sorella che manca all'appello, ma lasciando stare lei, che forse è viva, forse è morta, chi può dirlo? Forse è stata semplicemente divorata interamente dalla fiamma del caos e quindi non è rimasto nulla di lei. Comunque, al di là della settima, la Fair Lady dovrebbe essere l'unica altra sorella di quell'Ana. Cioè rimangono loro due e ognuna ha solo l'altra sorella, ormai, come legame. E io vivo nella speranza che lei torni dalla Fair Lady a prendersi cura di lei. Capisco che non ha frequentato Quelaag e la Fair Lady perché erano per metà mostri, ma noi abbiamo capito, cioè, dal fatto che parliamo con la Fair Lady, che la loro mostruosità era solo nell'aspetto fisico. Perché come mentalità la Fair Lady parla, ragiona, e lei ha mantenuto la sua coscienza. È anche per questo che la Fair Lady è quella che sono state fortunate rispetto ad altre sorelle. E visto che quella che la Fair Lady avevano la loro mentalità ancora intatta, perché quell'Ana non è rimasta con loro? Forse perché comunque le faceva repulsione questo fatto che erano in parte mutate per colpa di questa fiamma del caos che ha anche divorato la loro madre. Sì, penso sia banalmente per questo. Sembra un po' debole quasi di carattere quell'Ana. Lei stessa ha detto: non ne ho il coraggio, non ne ho la forza per combattere quel che rimane di mia madre. Va bene. Volge così al termine la storia di quell'Ana di Aesalith. E anche della Fair Lady, da cui comunque tornerò fino alla fine del gioco per controllarla, prendermi cura di lei. Ah, questo era l'ultimo falò? Oh, va bene. Volevo tornare proprio da lei. Ah, che poi una cosa, sappiamo che la culla del caos è la madre di tutti i demoni ed ha causato un po' tutta anche la lava, l'eruzione di fuoco e fiamme e caos di queste terre sotto Lordran. Però non credo che sia responsabile dello status della città infame. Cioè quel posto fa proprio schifo per i fatti suoi, credo. Ah vabbè, non è necessario effettivamente tornare ancora dalla Fia del Caos. Però c'è ancora un'ultima cosa prima di chiudere questo video, così poi nella prossima sessione di gioco farò i contenuti del DLC e poi andremo al conflitto finale, perché abbiamo tutte le anime necessarie per saziare il ricettacolo. Tan tan tan. Well, hello again. I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. My father, he went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no, sort of reassuring really, to go hollow. I'll just have to kill him again. Discorsi tristi. My father. Ok, avventura finale. È mia intenzione mostrarvi l'epilogo allora della storia di Sigmeier. Eh sì,
sono tornato qui. Adesso vado a occuparmi di quell'idra, ma prima fatemi riposare Alfalò. Ovviamente poi ci occuperemo anche di Paparino e Figlioletta. Potrei anche lasciar stare quell'idra. Infatti non ne vale neanche la pena, ma... Ah, non l'avevo visto il corpo. Dove spari? Sono qui. Fai gli attacchi con le teste. No. C'ha ancora e muori. Lo so che è uno scontro molto ignobile, ma che cavolo, non è colpa mia. Eppure. Ah, scaglia di drago. Ora che ho perso un sacco di vita, di cariche e di dignità, dove vado prima, dal drago o Siegmeier e Sieglind? Penso dal drago, cioè insomma sto andando in quella direzione. Se non sbaglio c'era anche un pezzettino che non avevo fatto per timore della maledizione durante la mia prima visita. I danni di quest'ostrica. Teschio di gigante, eh sì. Proprio bella questa musica. Senti che solennità. Un sacco di scaglie con cui potenziare le armi. Armi dei draghi. Mi piace troppo quella lingua di sabbia che serpenteggia fino all'altro albero. Esattamente, mi ero fermato qui. Vediamo che cosa proteggeva. What? Ah, aspettate. Ah, così è troppo bassa la mia resistenza. Oh! Oh, l'ho fermato proprio tipo col fiato. Aspetta, questo è vivo! Mi sembrava il cadavere! Me la sono vista brutta. Ma questo è un altro punto, vero? Guardate l'assassino fungino come si fa strada. Oh, ma
gliene ha fottuto un cazzo del mio colpo. Di nuovo. Danni. Un tempo mi avrebbe ucciso, però. Che cosa c'è qua? Che cosa proteggete? Là sopra c'è un oggetto, ma come cavolo dovrei arrivarci? Ah. Sì, ma... scusatemi, eh. Forse devo saltare. Ci rinuncio. O è veramente una bastardata, o forse si può entrare da qualche altra parte con la fessura che si vedeva, ma non ne ho idea. Forse questo tronco qui uno tipo si tuffa. No. Qualunque oggetto sia quello, può starsene lì fino alla fine del tempo. Ma qui c'è un'altra ostrichina interrata, anzi insabbiata. Niente. Non mi hanno mai dato qualcosa ste ostriche. Adesso porterò a questo drago la buona novella, cioè che ho vendicato la stirpe dei draghi e che lui è l'ultimo rimasto adesso, veramente, visto che non c'è più Sith. Oh, si è rinchiuso nelle sue ali. Che spettacolo, fortunatamente mi onora sempre della sua bellezza. Ok, però l'ho idolatrato a sufficienza in passato, però ero di passaggio, era giustissimo rivederlo. Dubito che il teletrasporto mi permetta di andare nel falò di prima. A me non dispiace star qui e rifarmi questa strada con questa musica in sottofondo. Pensare che questa, ripeto, non è sabbia candidissima e cenere.
i resti del mondo primordiale del conflitto fra i lord, gli albori dell'umanità e i draghi antichi. Adesso, prima di concludere la storia di Sigmayr e Sigelind, voglio provare la piromanzia di Quelana. Se posso equipaggiarla, ma credo di sì. Era questa, vero, tempesta di caos? L'art genera colonne, bla bla bla. No, aspetta, mi sa che è questa, bufera di fuoco, piromanzia primordiale di Quelana di Aeselith, genera delle colonne infuocate migliorate. Il tempestoso infuriare delle fiamme ricorda quelle evocate dalle figlie del caos quando sfidarono gli antichi draghi, bruciando la terra stessa. L'arte e la fiamma del caos che inghiottì le streghe di Aeselith e le sue figlie, genera delle colonne infuocate del caos, la strega... Ok, quindi questa è la versione potenziata della tempesta del caos. Colonne infuocate migliorate, colonne infuocate del caos. Non saprei, forse dovrei metterle entrambe per scoprire quale è la migliore. Vediamo per ora quale ho. Tempesta del caos, mi allontano da loro due. Non vorrei per sbaglio ridurli in cenere. Nel lago di cenere, tra l'altro. Porca troia. Certo, devo rimanere fermo per utilizzarla. Quindi... non saprei. Vediamo bufera di fuoco. Ok. Quella versione fa più danni perché lascia anche la lava dopo. Però, visto che è un po' particolare da evocare, preferisco di gran lunga la cara vecchia palla fuoco migliorata del caos. Ok, è il momento. Vediamo che cosa hanno da dire loro. Quella è sempre lì a terra che dorme. Sofferenza. Non sembra stia dormendo, però. Non si muove, non respira. My father, over Hollow Mount, has been subdued. He will cause no more trouble. It's finally over. I will return to his room. You assisted us most greatly. I can hardly return the favor, but please accept this. It's of no use to me now.
ci sta bene questa musica triste qui, anche se copre un po' il dialogo. Si conclude così, tristemente, la storia di un personaggio un po' molto impacciato che però ci ha accompagnato in qualche modo in tutto il gioco. E succede così a sangue freddo, tu arrivi qua, non hai un ultimo dialogo con lui o qualcosa. Muore così, ucciso dalla sua stessa figlia. Questo sempre perché Dark Souls non è una fiabetta medievale, non è una storiella alla Vissero tutti felici e contenti, non c'è il menestrello di corte che si mette lì a raccontare le nobili gesta di cavalieri e di dame e tutte queste grandissime cavolate. Non c'è nulla del genere, qui c'è un mondo in rovina, morte, disperazione e di nuovo morte e di nuovo disperazione. Abbiamo visto la fine di questo cavaliere di Katarina e abbiamo anche visto la storia di sofferenza, di distruzione di Aizalith, la strega di Aizalith, e la fine delle sue figlie, di Quelana e di Quelag e della Fair Lady, sapevamo già un po' da prima, ma adesso abbiamo riempito ulteriormente il dipinto con questi tristi colori di sofferenza, perché anche le altre figlie non hanno avuto un destino piacevole. Ladies and gentlemen, questo è Dark Souls.